Lo so, vi ho sentito come sono entrata, me l'avete detto. L'ho sentito bisbigliare nel pubblico, ho detto, ah, ma si è ingrassata la Persia. Ma perché voi non mangiate? Io odio, odio quelle donne che stanno perennemente a dieta, quelle che ti invitano la sera a cena, vieni a cena da noi, sì, cosa si mangia? Solo cocomero, cosa cazzo mi chiede? O quelle che vanno a mangiare il gelato, che gelato prendi? Loro prendono il gelato, mirtillo, limone, fragole, kiwi. Ma il gelato è bello con la crema, cioccolato, pistacchio, zabaglione, panna sopra, panna sotto, panna gelato. Signora, ma cosa c'è di più bello? E hanno fatto un'indagine, attenzione, vi svelo un segreto. Hanno visto che come si sta a tavola, così si sta a letto. Ah! Vedi che l'uomo che mangia a tavola da solo col computer. Quello così sta a letto. Invece quando vedi quelle persone che mangiano a tavola, ah! Quelle belle scarpette, ah! Invece questa a letto mi rovina. Signori, lasciate fare, perché tanto poi dopo i 40 il metabolismo cambia anche a livello fisiologico. Se tu prima per bruciare le calorie mangiavi qualsiasi cosa prima dei 40, fino alle 3 di notte, bruciavi subito, oggi per bruciare le calorie ti devi dare fuoco in macchina. E devi anche chiudere il finestrino, perché il grasso esce fuori, come apri lo sportello, ti si riaggrappa su quelle chiappe, altro che Rodriguez. Ma se cambia fisiologicamente, cambia per noi uomini, ma anche per voi uomini, ma anche per noi donne. Perché prima dei 40 le cose funzionano, come voi uomini che mamma vi ha sempre detto quando vai in bagno, alza la tavoletta. Anche a noi la mamma ci ha tartassato, perché ci ha sempre detto, mi raccomando, quando devi fare a mamma un goccino di pipì ma non sei a casa, non ti appoggiare. Soprattutto quando vai negli autogrill, dove manca sempre la maniglia. Tu entri nell'autogrill, non ti appoggiare, con la voce di mamma qua. Con una mano chiudi la porta. Con l'altra mano cali i pantaloni, cala calza, cala mutanda, per vedere da dove sei fatta sotto. Noi donne è facile perché troviamo il baricentro. Anche se non ti appoggi, non c'è problema, un goccino cade dritto. Prima dei 40. Dopo i 40, una volta al mese, succede qualcosa che noi donne ancora oggi non riusciamo a spiegare il perché. Tu la fai e parte. O tutto sulla coscia destra o su quella sinistra. Guarda, pisciano tutte storto, guarda. E dici, oddio, mi sei chiusa da una parte. Oddio, si è girata. Signora, cambia tutto dopo i 40, lasciate fare. Anche la fisicità, la dieta, lasciate fare. Tutte queste apparenze televisive, questa è gente che non magna, magna solo quando la roba è gratis. Lasciate fare, cosa c'è di più bello? Io sto provando tutte le diete in assoluto perché devo perdere 15 kg. Sono andata dal mio dottore, gli ho detto, dottore, come posso fare per dimagrire? Dice, devi togliere le 4 P. Quali sono? Pasta, pane, pizza e patate. Gli ho detto, mettece la quinta. Qual è? Porca puttana, che campo a fare? Ammazzami subito. Lo farei venire qui io, il dottore, con sto odore di cipolla. Io sono stata furba perché dopo i 40 ho adottato la moda Romina Power. C'entra pure Albano. Il dottore mi ha detto, guarda che lei la pasta la può mangiare. Veramente sì, 40 grammi le spettano di diritto. Ah, ecco. 40 grammi io sento giusta se è buona de sale, sono finiti. Io apro il pacco di pasta e i miei rigatoni si prendono per mano e si tuffano tutti a catenella dentro l'acqua. Che poi il condimento non serve farlo chissà come. Un po' di olio, uno spicco di aglio, quando l'aglio diventa dorato lo togli perché altrimenti ti rimane pesante l'aglio, no, il mezzo chilo di pasta che bolle. Quando lo mandi giù, una soddisfazione. Quando ti avanza la pasta dal giorno prima. A voi vi avanza una bella padella di Magna Reddu. Il giorno la mattina alle 5 non lo fate saltare con un po' di olio. Ma che meraviglia, signora, che meraviglia. Fare la dieta, per carità, è una cosa che non si augura a nessuno. Per carità, l'insalata. Stai 3 ore. La mandi giù e preghi Dio che ritorna su, almeno perdi tempo un'altra mezz'ora, non ci penso. Il petto di pollo ti si incastra qua, non scende giù, manco se te mandi uno tsunami d'acqua. La mela, frutto più idiota in Italia, non c'è la mela. Io l'ho fatta la dieta della mela, allora la mattina una mela, a metà mattina le bucce della mela che ti sei mangiata a colazione. A pranzo 2 mele, la sera invidi gente perché c'hai 4 mele, da solo non ce la fai. Solo che prima di andare a dormire, dalla mela alla pera te devi bucare per andare a dormire. Che fame, signora, quanto è brutta la fame, quanto è brutta. Però,
Per provare la tua dieta puoi scegliere quello che ti indica la pubblicità, perché durante la pubblicità in Italia, prima di tutto, possiamo avere un po' di luce sul pubblico? C'è la possibilità, volevo vedervi un po' di viso, non c'è, va bene così. Per alzata di mano, chi è che arriva dal nord Italia, alzi la mano. Ah, c'è, ci sono. Da dove arrivate? Torino. Da Torino, laggiù, mano alzata, da dove? Bergamo, da dove? Da dove arrivi? Da Milano. Di qua, dove? Da dove? Da Milano. Chi è che arriva dal centro Italia? Alzi la mano. Da dove? Mamma mia, se li conoscono dovunque. Roma! La bocca così, ha fatto il giro delle orecchie. Chi è che arriva dal sud Italia? Alzi la mano. Vedo che per alzata di mano c'è sta pure qualcuno che non ha capito da dove arriva. Da dove cazzo da Milano? Da casa. Durante la pubblicità c'è la dieta che fa al caso tuo. Quanti di voi in televisione odiano la pubblicità? Via, alzate la mano. Bravi, bravi! Io a mia nonna, 98 anni, è talmente abituata alla pubblicità che dice ma sti film sempre in mezzo ce li mettono. Tu uomo, hai un'ora di pausa pranzo, stai per fare la prima forchettata di pasta asciutta che ti piace tanto, dopo devi fuggire al lavoro e si sente quella voce dal televisore che ti dice quando la diarrea ti sorprende. Ma adesso mi deve sorprendere, mentre sto a mangiare, può aspettare un quarto d'ora che ho finito. La dieta di Alessia Marcuzzi, lo yogurt Activia, quello con il bifidus actin regulans. La Marcuzzi ti invita a mangiarlo, perché questo yogurt in 15 giorni ti regola l'intestino. Si spera, se non mi esce per le orecchie, mi esce. Dice, adesso sto bene, hai visto la Marcuzzi? Ma mi dovevate vedere 15 giorni fa, con la merda fino a... Ma fermi, che abbiamo tempo qua, se riattacca a piove, se leva la luce è un casino. Ma la dieta più assurda è quella che Paolo e Francesca hanno detto no al colesterolo. Ma da oggi possono dire di sì al gelato, con Valsoia. Visto come sono felici di mangiarselo. La moglie sul divano, il marito va in cucina, apre il freezer, prende questa cassa da morto. Ma dalla moglie dice, amore, vuoi il gelato? E lei, cos'è, Valsoia? Dice, amore, Valsoia, abbiamo detto no al colesterolo. E lei, ma gliel'hai detto tu? Amore, gliel'ho detto io, ma tu hai detto di sì a Valsoia. Beh, la prossima volta mi faccio i cazzini. Non ci si... Ma non dovete dar retta alla pubblicità, che vi invitano a comprare cose che poi non servono, come quella signora che non riesce ad andare a corpo e ha trovato la supposta Eva Q. Tutta contenta che ha cagato. Eva Q. Eva Q. Eva Q, mi funziona il Q. Ma la pubblicità più assurda è quella di quella ragazza che alle 3 di notte chiama la madre che dorme anche impaurita, risponde pronto. Mamma, che succede? Niente, devo dirti una cosa, dillo mamma. Mi devo preoccupare? No mamma, è una cosa da poco, però non so come dirtelo, dillo. A volte... La mamma, a volte cosa? Oddio, mi imbarazzo un po'. Dillo mamma, non mi far stare in pena. A volte ho un fastidio. Ho un fastidioso prurito intimo, la mamma. Ah, no, niente, mamma, devi fare meno la cioccola, mamma. Meno la dai e meno ti prude. È di famiglia che succede così, pure. L'avete pensato tutti, l'avete pensato. Non dite che sono io. Cioè, Valentina, ma il tuo intervento, sì, ci fa ridere, ma vogliamo sapere anche un po' della tua nascita. Vabbè, io nasco come tutti, una spinta, non è che... Avrei dovuto seguire il consiglio della mia mamma. Quando a 18 anni gli dissi, mamma, voglio entrare a far parte del mondo dello spettacolo, oggi ne ho 48, 18 anni miei erano 18 anni un po' diversi, si erano ancora delle ragazze che, inesperte soprattutto a livello sessuale, non sapevamo, oggi sanno un po' tutto forse troppo precocemente, no? E gli dissi, mamma, cosa vuol dire che per lavorare in televisione potrei scendere a compromessi? Che ti potrebbe venir chiesto di scendere a compromessi, cioè potrai fare un'opera di beneficenza. E girava da queste parti. Io non capivo, dico, mamma, che vuol dire? Che la devi dare. San Giovanni Suergio, credetemi, 25 anni di carriera, quest'anno festeggio, in 25 anni di carriera me l'avesse chiesta uno. Guarda che io gliel'avrei data. Poi ti si invecchia, arriva qua sotto, chi la vuole più? Te la metti a mo' di sciarpetta quando è freddo. Dice, ma le donne dello spettacolo se la tirano, anch'io ci ho provato, signora, fa un male cane, eh? Dopo un po' la devi lasciare, non è di pongo.
Non mi è capitato a me, non mi è capitato a me, quando c'era lui. Io non parlo di politica, ma a onor del vero c'è da dire questo, che quando c'era il mega presidente del Consiglio Silvio Berlusconi al potere, che fece quello scandalo delle ragazze di Palazzo Grazioli, le olgiatine. A parte il fatto che a queste nessuno gli aveva messo una pistola in fronte, ci andavano di loro spontanea volontà. Signori, per una botta dai 5-10 mila euro. Io non ci posso pensare. A me perché non mi ha invitato, perché se no un paio di botte gliele davo pure io, me le facevo. Mi sistema, pensa se a me mi diceva mi consenta, dico guarda entra che qui è da mocche aperto. Tu pensa se a me mi regalava il cane Dudu. Lui l'andava cercando, Dudu, io sette te, un paio di mesi. E invece non mi ha invitato. E quindi mi tocca lavorare di mio e fare questo mestiere che oramai faccio da 25 anni, quello di portare il sorriso nella vita delle persone, del sorriso sul viso della gente.